diciamo, che non strettamente attinenti, diciamo, alla responsabilità diretta dell'ente proprietario delle strade. Per fare una differenza, volevo mettere in evidenza rispetto al collega delle società autostrade. Ora, c'è una differenza fondamentale, è stata anche abbastanza messa in evidenza, fra le strade, le autostrade e le altre tipi di strade. Ora, l'autostrada è una struttura progettata con controlli molto pressanti, molto approfonditi in fase di costruzione. Soprattutto una strada delimitata, una proprietà ben definita, circoscritta. Ora, in quel caso, se succede qualcosa, la responsabilità o è del proprietario o è degli utenti della strada che la percorrono. Ma cosa completamente diversa è per le altre tipi di strada, particolarmente per le strade urbane. Lì veramente la res publica è res nullius. Cioè perché ci sono tutte le interferenze possibili e immaginabili. E non è facile gestire queste cose, non è assolutamente facile, anche perché mancano in Italia su questo tema dei protocolli. Adesso che è venuto il ministro, io ne approfitterei per concludere, per lasciare innanzitutto del tempo, ma per dire un paio di cose che mi sento di dire in base alla mia esperienza ormai oltre che ventennale nel campo della manutenzione delle strade. La prima è quella delle risorse economiche. Ecco, si dice che mancano risorse, questo è senz'altro vero se è riferito al paragone di 5, 6, 10 anni fa. Ma io so, perché ci lavoro in un ente locale ed è stato sindaco, che le risorse ce ne sono e tante volte abbondanti nei pieghi dei bilanci. Quest'anno gli enti, quelli che sono stati più bravi, lo hanno fatto entro la fine del mese di fine scorso, poi c'è stata una proroga, ad esempio la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Bisognerebbe, nel mio comune, ne sono stati trovati tanti da farci un bilancio per un anno. Ora il problema è questo, è semplificare le norme. Perché questi residui, molte volte provenienti da mutui, quindi non si tratta di violare il patto di stabilità, di fare indebitamenti ulteriori, no, quelli sono già soldi comprati dall'ente, no? Perché magari sono mutui già estinti e che comunque ci sono dei residui. Tante volte sono notevoli, solo che le procedure per poter attingere a questi fondi sono ancora molto complesse. E perché bisogna vedere il procedimento. E perché il funzionario che ha gestito quegli investimenti magari è andato in pensione e nessuno ha voglia di metterci le mani. E perché il famoso 2% è stato pagato e chi l'ha avuto ha avuto e chi l'ha dato ha dato, scordiamoci il passato. Allora, basterebbe, secondo me, semplificare un po' la legislazione per l'accesso a queste risorse economiche che stanno lì disponibili. Per poter riattivare, diciamo, un circolo senz'altro favorevole al mantenimento della strada. Si diceva, ad esempio, ecco, degli enti che usano la strada per far passare tutti i servizi, ma già dal decreto legge 507, stiamo parlando del 93, quindi ormai sono più di 20 anni fa, era data possibilità agli enti di costruire gabbiadotti. E di far pagare per l'uso di questi gabbiadotti gli utilizzatori. Quindi voglio dire, se andiamo a vedere le risorse, gli strumenti anche legislativi ci sono, basterebbe cucirli insieme, insomma. Quindi il problema della manutenzione delle strade deve diventare un problema, diciamo, di sistema. Invece, molto spesso questi temi vengono lasciati alla sensibilità, tante volte alla responsabilità, tra virgolette, del singolo tecnico competente per quel tipo di strada, per quel ramo di strada, per quella zona. Quindi mettere un pochino a sistema, recuperare una sistematicità nell'affrontare questi problemi, nel mettere in relazione, che ne so, la scelta degli interventi manutentivi con il numero
gravità e la tipologia degli incidenti.